Okay. Comunque la stai terrorizzando, io No, non è lì che mi sento hai più invitato. Comunque, senti, Antonio, mi devi dare una mano. Ecco, infatti, prima di Allora. chiudere. Ti meriti di essere il direttore della Ti Puglia. ringrazio. Allora. Ciao e benvenuto. Sei ufficialmente in cattive compagnie. Buonasera, sono veramente spaventato da questa introduzione, terrorizzato direi per tornare, diciamo, al plot del film di ieri. Siamo con Antonio Parente, direttore della Puglia Film Commission. Grazie, troppo buoni. Sei qui per il Bifest. Come sta andando in questi giorni? Intanto sta andando perché per noi è un'operazione molto complessa dal punto di vista amministrativo, però cinematograficamente credo che in questi 2 giorni e mezzo abbiamo avuto anche la dimostrazione di come la nostra città risponda sempre in maniera meravigliosa, perché abbiamo praticamente quattro i quattro principali teatri della città che programmano un cinema molto differente dalle anteprime nazionali come quella di ieri, che ha visto il nostro Giuseppe Scodetti tra i protagonisti di un'opera prima per Coco, che coinvolge anche produttivamente la nostra regione. Abbiamo il Petruzzelli che ogni sera ci regala delle anteprime internazionali e il Kursaal insieme al Margherita che si, come dire, compongono un po' la proposta con alcune opere, diciamo, di seconda visione, la presentazione di alcune serie per la televisione di cui anche Puglia Film Commission non solo è partner dal punto di vista produttivo. Non sono qui per, come dire, occupare lo spazio promozionale con altri prodotti perché abbiamo uno dei nostri attori protagonisti, mi concentrerei sul film di ieri, se mi permettete, che per noi è Vado stato. di nuovo. Allora, no, No, una che abbiamo domanda. già No, parlato, ne ti abbiamo prego. Ok, parlato. allora va bene. Abbandonerò Io ho fatto mo' assolutamente. 40 minuti, ti ho No, parlato. però ha Ok, detto giusto. una No, ma cosa. sto Non si è scherzando. piaciuto. Com'è stato? No, no, Perché no. è troppo esigente con se Critico. stesso. Poi ieri sappiamo che, diciamo, c'è stato un after party bello, complesso, diciamo, all'altezza di Franco per Coco, direi, diciamo, per dirla tutta. Totalmente, totalmente. E quindi evidentemente, Però io comunque ho diciamo. bevuto solo vino rosé, ho bevuto solo il rosé. Cioè, siccome io 2 sere prima ho bevuto. Ah no! Avrei fatto Eccolo. benissimo a bere del buonissimo Oltre Me, Tenute Rubino, Doc Brindisi Rosso, Susumaniello. E quindi, siccome l'altro ieri ho bevuto mezza bottiglia di vino rosso e 4 gin tonic, ieri ho bevuto solo rosé e comunque guarda che ho È retto benissimo la meglio. situazione. Comunque, al di là, diciamo, adesso delle ironie, devo Madonna, dire che tagliamo questa cosa, la tagliamo. componente attoriale, sia il Tagliamo questa cosa. protagonista Vicari che, diciamo, la spalla in questo caso, Giuseppe Scodetti, perché c'è un ruolo, come dire, decisivo. Prima lo dicevamo, ha degli interventi, diciamo, humor nel plot narrativo che tengono sempre alta come dire, la ritmica del film, almeno a mio avviso. Poi, ripeto, so che il film uscirà in sala. Ma l'avrete già detto, quindi parliamo di No, in altro. realtà non l'hai detto, No, in devi effetti esci, questa devi cosa parlare. no, Diciamo ma le poi cose principali, le diciamo. cose più importanti, La dici no? quando esce e No, quando dove? esce? Allora, in anteprima il 13 aprile. No, in anteprima credo che ci siano varie anteprime nazionali, ma in Ah, sala io credo ok. che vada dal 17 di aprile. In sala in Esatto, tutta per 3 giorni, Italia. dal 17 aprile, 17, 18, 19, in tutti i Esatto. cinema. È una distribuzione sempre di altre storie che avrà un discreto numero di copie, mi dicevano, quindi Ok. abbiamo l'occasione per chi non è stato privilegiato come noi ieri, perché ripeto, è stato veramente un privilegio assistere nella città che ha partorito il romanzo con È vero. l'autore, con il No, è stato regista comunque, è presente. stato Emozionante. emozionantissimo, cioè è stata veramente, non dimenticherò mai, adesso sono serio, non dimenticherò mai l'emozione di ieri, di tutto il giorno proprio, perché Sì. questa è una storia importante per la città e vederla nel teatro della città, nel festival della città, no, vabbè, è stata una cosa da Era cagarsi rischioso perché addosso. diciamo qui sappiamo che era esigente perché è comunque un pubblico che conosce molto il romanzo pur avendo una caratura Sì. nazionale, però ripeto, ieri si poteva essere tragico, invece è stato fortunatamente, come dire, un Però grande tu stavamo seduti successo. vicini, non stavamo troppo No, lontani. infatti, ho avuto 2 o 3 gomitate anche da te, sto scherzando. Ah,
No, però abbiamo... Gomitate che significano... No, quando dovevano partire gli applausi c'era ovviamente tutta la clac, ecco perché, diciamo, spieghiamo il successo di Percoco, era una componente così, come dire, etnica del film, che aveva tutta la platea conquistata dal produttore, la famiglia del produttore, gli attori, le famiglie degli attori, degli attrici. Sì, poi c'è stata la classica cosa che non mi ero mai trovato, che finisce il film e tipo, no, c'è il cast della fila davanti che... Ah, proprio. Sai quelle cose là, no? Sei tipo a Cannes, Venezia, no? Esatto, no? Così. Quei 10 minuti di applausi. Che comunque li fanno... Non mi sottovalutate il beef, sai? Cioè, No! È proprio festa. Ma ti giuro, no, ma per dire, io ieri non ho dormito l'altro ieri. Non ho dormito. Non vogliamo sapere il perché. No, ma perché ero eccitato, ero emozionato. No, lo so, ci credo. Peraltro, il fidanzato della figlia di Gino Milani mi ha fatto da stylist. Okay. Nick Pignataro. Grazie, Nick. Ho comprato questo abito. Basta. Come stavo vestito ieri, secondo te? Ma non mi fai adesso litigare con i tuoi quality. Eravate tutti bellissimi. Eravamo tutti bellissimi. Confezionati ad hoc. Ad hoc. Bellissimo. Allora, vabbè, comunque siamo tutti... abbiamo parlato con tanti attori, personaggi, sia davanti alla telecamera che non, e tutti hanno detto che veramente Bari si è risvegliata, cioè risponde benissimo al festival, e tutti sono interessati al cinema e a frequentare le sale, quindi... Cioè... Sì, diciamo che è un po' una... dopo il Covid, questa lunghissima epoca di bassa frequentazione delle sale, adesso sarà che nei teatri comunque... Si crea un clima favorevole, perché registriamo anche tutto esaurito con i grandi classici del cinema italiano. Ieri c'erano file di ventenni ad assistere alla proiezione di Roma di Fellini. Non era mica, diciamo, un'operazione scontata, questo, diciamo, ci dà dell'ottimismo. Ovviamente, ripeto, è molto la componente evento che fa, però l'evento poi, se, diciamo, delude le aspettative con un contenuto mediocre, il pubblico lo perde. Invece, fortunatamente, da 15 anni, ma soprattutto quest'anno, stiamo registrando, diciamo, una ripresa antropica, come dicono quelli intelligenti. Molto bello. Parlavamo di scelte, la scelta anche di investire in un film come Percoco, e noi qui ci conosci, siamo cattivi, quindi a volte essere terrore. Sì, facciamo anche, cioè abbiamo anche... prendiamo delle scelte determinate che agli occhi dell'altro potrebbero sembrare cattive. E quindi volevo chiederti a te se ti fosse mai successo nella tua carriera di aver preso una decisione talmente tanto forte che sei sembrato cattivo. E questo mi capita sinceramente quotidianamente, perché al di là delle scelte che sottoscrivo personalmente, che sono molto poche, noi comunque interpretiamo un'istituzione, interpretiamo, diciamo così, che rappresentiamo un'istituzione. In questo caso, per esempio, non concedere dei finanziamenti a un film che è un'opera prima, per esempio, perché non raggiunge dei requisiti anche di tipo formale, ovviamente è un colpo al cuore, ti fa risultare un po', tra virgolette, beep, direi, agli occhi degli altri, però fortunatamente... Sì, puoi dire le parolacce se vuoi. No, tra i cattivi poi mi danno le botte. No, però preferisco metterla in positivo, nel senso che noi diciamo dei no quotidiani, anche tanti sì, però dietro una scelta poi... come dire, di niego, c'è sempre una possibilità di recupero, di, come dire, di redenzione dal punto di vista formale, quando si tratta di progetti candidati male. Non tutti sono bravi come voi, fatemi fare una marchetta, e così cattivi, diciamo, dal punto di vista calcistico nel fare il gol al momento giusto, perché negli ultimi anni abbiamo visto crescere una generazione di produttori, anche, diciamo, delle compagini plurali come la vostra, che si dimostrano anche più aperti a misurarsi con i propri, come dire, coetanei europei. La mia generazione è un po' più loffa, come si dice a Bari, perché era diciamo, un po' cresciuta nella difficoltà di avere delle relazioni nazionali e internazionali. Noi ci sentiamo comunque dei privilegiati, perché facciamo un lavoro bellissimo, rappresentiamo la Puglia in giro per i festival internazionali, quindi abbiamo sicuramente delle occasioni in più. Però abbiamo adesso, lo dicevamo prima, tutta una serie di giovani produttrici e produttori che sono i nostri veri interlocutori prima degli attori, perché diciamo ma è meglio così, per carità di Dio. Il nostro riferimento è la produzione pugliese vede negli ultimi paio d'anni emergere alcune nuove
figure, e siamo molto ottimisti perché, ripeto, c'è grande determinazione, quindi quando arriverete voi, che sarete sicuramente più bravi di noi, la Puglia Film Commission non ci sarà più, perché il vero obiettivo di una Film Commission è scomparire, se ci pensate, vuol dire, cioè quando non ci sarà più bisogno di un aiuto, vuol dire che la Puglia avrà compiuto il suo percorso, come dire, di istituzionalizzazione dell'industria cinematografica, eccetera, eccetera. Beh, fate un lavoro ottimo, cioè dalla mia percezione, e non soltanto la mia, da studentessa laureata in cinema, comunque la Puglia Film Commission riesce a distinguersi anche tra le altre Film Commission, e spero in realtà che anche le altre regioni sappiano distinguere, sì, come fate voi. Ma io non sono troppo d'accordo, sto scherzando, sto scherzando. Però è sufficiente per dire un parere discordante, sta, capito? Perché dai, creiamo dibattito. Voi, no, del vino? No, ti ringrazio, okay, però okay, so che è ottimo, Peccato. Allora, a proposito di scelte, vorrei provocarti. Ho selezionato, allora, sì, qui facciamo un gioco. Sì, questo è cattivo, eh? Allora, noi facciamo un gioco che è super cattivo. Questa è... Per te l'ho fatto un pochino più carino. Perché? Perché... Captazio benevolenze? Vabbè, perché no, sei il capo di tutto. No, secondo me non era adatto. Non è vero. Non è assolutamente vero. No, non era adatto e non, anzi, ti volevo mettere in cattiva. Anzi, non ho un cavolo. L'ha già detto questa cosa, ma... Scusa. Ci crediamo, che non conti niente. Cioè no, non è quello, diciamo, rappresenta... Ma comunque ti piace questo, il lavoro che fai? Sì, assolutamente, credo che però, diciamo... In un lungo periodo bisogna sempre mantenere alta non solo la propria aspettativa, perché, ma la curiosità. E ovviamente rappresento, insieme al consiglio di amministrazione, c'è una bravissima nuova presidente, Anna Maria Tosto, che ci sta dando, diciamo, sta elevando un po' il come dire, sia il ritmo produttivo che la sfida della fondazione, che ha 15 anni, quindi deve essere competitiva anche su altri settori come l'animazione, più che settori, altri linguaggi, mm-hmm, che hanno bisogno comunque di essere, come dire, rappresentati in Puglia, degli interlocutori che prima non c'erano, e quindi noi abbiamo colto questa sfida. Ovviamente il lavoro è molto duro e bisogna, diciamo, sempre essere sul pezzo, esatto, sul pezzo. No, comunque non volevo fare un gioco che ti mettesse in cattiva luce o comunque che non fosse adatto alla tua personalità, quindi è diverso, si chiama Invecchiati Male. Ho selezionato dei film la sigla che sono stati sostenuti dalla Puglia Film Commission. Aia, dei tuoi colleghi su una emittente locale qualche giorno fa mi hanno fatto uno scherzetto del genere. No, quella era Puglia o non Puglia. Ok, va bene, sono preparata. Sa tutto lei, oh, lei sa tutto. Fa paura. Vedi che le donne oggi non sono più come prima. Basta, ragazzi. No, guarda, ha detto cose prima. Sono, è diverso ora. È invecchiato male. Lo vediamo soltanto noi, loro non lo vedono. Ma si può tagliare proprio questa parte della cosa durante la... Non c'è filtro. Io, ripeto, ho esordito dicendo che per me il podcast... Infatti sono venuto vestito con una tuta, come mi hanno dovuto recuperare, diciamo, un attimo le vesti. Ma Dove ti trovavi? No, stavo qui vicino, c'è la Puglia Film House. Un giorno ti mostreremo qual è il nostro quartier generale. È una casa fatta anche di bellissimi mostri cinematografici, pezzi di scenografie di alcuni tuoi colleghi, con alcuni tuoi colleghi sono state montate e rimontate in Puglia. Bello, facciamo il gioco perché lei si nervosisce. No, No. Comunque, nel caso in cui tu non avessi, cioè secondo te non sono invecchiati male, magari lo mostriamo e facciamo magari il lusinghiero per chi li ha realizzati. Secondo te è invecchiato male questo? No, è assolutamente, come dire, acquisito valore nel tempo, come un'ottima bottiglia in questo caso di... Mine Vaganti. Sì. Aspetta, no. Ok. Film orribile. Non so se te lo ricordi. Pane Libertà, assolutamente sì. È una delle prime nostre collaborazioni con... Rai Fiction, perché è un film per la TV. Mm-hmm. Sicuramente parliamo degli esordi televisivi di Picchio Favino e ovviamente secondo me è andato al di sotto delle aspettative questo film. Non è invecchiato male, ma diciamo non è ricordato spesso, è ricordato solo in occasione di un diciamo dei vari delle varie evocazioni della figura di riferimento del film, che sì, è Alberto, Giuseppe Di Vittorio. Okay. Che film orribile, mi fa litigare con Favino. Questo è uno dei nostri film fondativi, perché
parliamo, diciamo, di una Bari molto simile a quella di ieri, anche parliamo del passato, una terra straniera, che diciamo che quelli bravi dicono è un road movie, ma esattamente è l'inizio, diciamo, di una epoca produttiva. Mi ricordo che ero il responsabile del film fund e fu una delle operazioni più divertenti, perché sia Elio Germano, ma soprattutto Michele Riondino, è un nostro amico, un amico della Puglia, e in questa duplice veste odierna di regista, perché aspettiamo la sua opera prima tra qualche settimana, Di chi? credo. Di Di Michele, Riondino? Veramente, la sì. sua opera Ha girato prima? qui un bellissimo. Ma non riveliamo, ci Ok. inviterete Michele e Giuseppe a parlare, diciamo, in quanto critico, perché so che ti appassiona anche la critica cinematografica dell'opera prima Chi ti ha di. detto questa cosa? Ma vabbè, dico cazzate, anche di. Ma io volevo fare il provino con Comunque sto è film, perché io non lo invecchiato sapevo. benissimo. Comunque, pure questo è Perfetto. bruttissimo come Vabbè. film. Noi credevamo, no, non è assolutamente brutto. Brutto, Diciamo bruttissimo. Pure che questo, è che film è? rimasto. No, Ma assolutamente. no, ragazzi, viva la Ma monarchia. questo comunque è ambientato questo film in Divenremo. una zona della Puglia meravigliosa, che è il nord della Puglia. Che bruttissima. Va bene, Risaputo diciamo, che è mi farei bruttissima. litigare con tutti i Cioè, sindaci del Foggia, Gargano. tutti quei posti là, dai. La Che vogliamo cedere al bruttissima. Se uno Molise? dei film più brutti della storia del cinema, stiamo parlando di cose locali. Cioè, tutto Martone credo quello. che stia svenendo. Una persona totalmente Non è che ora, Posso siccome fai un film con Moretti, non puoi parlare male di Marco. dire, Nanni Moretti. No, non riesco a dirlo. Nanni Moretti non riesco a dirlo. No, perché sennò poi tagliate ed esce che dico. Comunque non è. Lo sai che fa il Sono il nuovo film di Nanni film. Moretti. Mi dispiace però per Nanni, cioè come ha fatto? Quello che gli ho detto io. Però sei uno stronzo. Vedi? Sei cattivo. No, non è vero. Vabbè, comunque rimane un bel film. Mamma mia. Allora, questo è Eugenio Cappuccio, se non vedo più, Sì, dovrebbe Eugenio essere. Cappuccio. Ma perché non dovresti dirlo, però mi fa ridere Parliamo del grandissimo Pietro Cicala, che interpreta, diciamo, che lo dice. Io, te e il È Sol mare. Frizzi che interpreta questo favoloso musicista. Cantante. Però è stato l'esordio, forse l'esordio cinematografico di Belen Rodriguez, credo, nel Sì, cinema italiano. Quindi sì. non possiamo dire che sia invecchiato Posso male. salutare Belen Rodriguez? Certo, vai. Sei sicuro Di cosa? di quello che gli hai detto? Alla povera Belen, avrà Glielo capito? ti dico? Non lo so, io credo che non Vabbè, abbia capito. poi capiamo. Ma tu sei a un grado di separazione da Belen? Certo. Perché lavori con Sì. Stefano? E Quindi? quindi anche Stefano. Stefano. Quindi ora io sono a un grado di separazione da Stefano? E anche da mio Da? fratello. Ah, ok. Però mi devi spiegare il Che regista? meccanismo, Mio ma fratello è poi regista. queste slide tu le mostri, no? Cioè. Sì, adesso che sì, le mostro. Certo, abbiamo un bellissimo grafico. Come puoi vedere il No, perché sennò merito. parliamo tra di noi, ti No, posso ma li dire. abbiamo nominati tutti, Però posso dire, quindi. sei proprio un boomer. Stai dicendo solo cose No, sto positive. scherzando. Mi sta aprendo una confidenza con una persona importantissima, peraltro. Non ti Io tocco sto più. scherzando, sto scherzando. Bevi sto vino. Ma sono le 5 di pomeriggio, Non è ragazzi. vero. Come non è vero? Non si dicono queste Sei cose. sicuro? Va bene. Vabbè. Comunque non è affatto invecchiato male, perché tra l'altro la Impacciatore adesso è una star mondiale del nostro cinema, non che la Veramente, signora che è da Gerini. morire. Esatto, però è stato un film molto divertente in un'epoca in cui Polignano stava esplodendo dal punto di vista non solo turistico ma anche cinematografico. Assolutamente invecchiato benissimo. Benissimo, vabbè. Questo non è affatto invecchiato, perché Certo. credo che sia uno dei, diciamo, delle pietre Papà. miliari del cinema, non solo pugliese ma italiano. Luca è impegnato in una tournée, non so, di 2 anni e mezzo in teatro, quindi come facciamo a dire che è invecchiato male? Io chiamo solo te. Diciamo che nella trilogia, diciamo, sta invecchiando questo film, perché poi Riccardo adesso è anche un produttore, Chiamo quindi solo te, diciamo che è non anche questa è una te. pietra miliare, però è meno, come dire, è un po' invecchiato È un questo po' film. Oh, finalmente! Perché Ragazzi! cavolo, stai Ok? parlando bene di tutti i film. Ma stiamo Che dando un giudizio di merito, stiamo dicendo se è invecchiato bene o Hai male. invecchiato Non tutti possono invecchiare male come me, ci sono quelli che si male. Ah, vabbè, ma tu Ah. sei giovanissimo, quanti anni hai? Ricordiamolo. 32. Vabbè, andiamo avanti. L'ultimo, questa è una provocazione. Cos'è? Possiamo Allora. non dirlo, se desideri.
Una provocazione, non è invecchiato, non è ancora, diciamo, definibile secondo me, perché che cos'è? Troppo pochi elementi. Poi ne parliamo. Questa è lui. Dai, chiudiamo con una chicca, bella questa. Bello, allora, questo mistero, bello, che si è creato. Ha a che fare, diciamo, con un po' con quello che facciamo qui, con i presenti anche, credo, no? In parte. Sì, certo. Non so se totalmente. Ah! Vabbè, la marchetta ci sta alla fine. Cattiva marchetta. C'è una cattiva marchetta. È il compleanno di qualcuno? No. È il compleanno di qualcuno che sta qua? E sta facendo una sorpresa? No. Ah. No. Okay. Comunque, stai terrorizzando. No, ma è lei che mi ha invitato. Comunque, senti, Antonio, mi devi dare una mano. Ecco, infatti, prima di chiudere. Allora. Ti meriti di essere il direttore della Puglia. Ti ringrazio. Allora, niente, io non ho un ufficio stampa. Ok. Non lo trovo e nessuno... Non l'hai cercato? L'ho cercato come un pazzo per un mese e non l'ho trovato. Per un mese? Cioè, Sono anche uscito a Milano con una con cerca su ufficio stampa. No, questa dell'ufficio stampa che non faccio il nome. Le ho offerto anche un tè a 5 euro, 6 euro, come le cose di Milano. 7 euro, sì. Io ho preso una spuntata d'arancia, altri 5 euro eccetera. Lei mi ha detto no, io non posso seguirti. Vabbè, allora che stiamo a fare? E poi mi ha detto guarda, ti do altre persone. Allora, possiamo contattare un ufficio stampa anche ora? Possiamo chiamarlo? No, guarda, io ti posso affidare diciamo alle cure, dei consigli del nostro ufficio stampa, che è Nicola Morisco, che è il decano degli uffici stampa. Cioè io sono a Cannes con un film di Nanni Moretti e sono in seconda serata con Stefano De Martino su Rai 2. Okay. È assurdo che non ho un ufficio stampa, capito? Esatto. È assurdo. Lancia un appello. No, l'abbiamo fatto prima. Sono con il direttore della Puglia, allora, Film. Esatto. Allora, Antonio Parente, io... Questa camera. Antonio Parente, marchi male. Allora, Nicola Morisco, dammi la 2, dice. Dammi il numero di Nicola Morisco, lo chiamo ora. Non lo diamo in diretta qui internazionale. Ah, giusto, è vero. Va bene, no, dammelo, facciamo. No, però Nicola ti può dare dei consigli. Io, diciamo, non mi metterò mai a farti un nome di un ufficio stampa. Ah, ok. Perché, diciamo, è politicamente... No, guarda, ti posso dire una cosa. Scorretto. Se mi dai una mano a trovare questa cosa, io... Ma forse tu non ne hai bisogno, perché alla fine, vedi, diciamo... Sì, no, infatti quella cosa che dicevo prima, che è incredibile... Ieri sei stato acclamato insieme ai tuoi colleghi. Sì, no, la cosa incredibile... Oggi ospitate ovunque. Ospitate! Bis, perché non eri previsto qui. E avevo scoperto che invece, capito, pur di non parlare solo col direttore. Ma quindi secondo te non lo devo prendere? No, diciamo, sarà necessario, diciamo, dotarsi di qualcuno che curi la tua comunicazione, diciamo, esatto. Così. Può essere un ufficio stampa in questa fase. Parla bene, molto bravo. Studiato. Cioè, hai proprio un modo di parlare benissimo. Cioè, mentre io, tu parli proprio bene. Mi stai parlando per culo. No, veramente. Ti giuro, parli benissimo. Ma tu in cosa sei laureato? Non sono ancora laureato, CEPU non si può dire, no, sono laureato in... Ok. Volevo fare il diplomatico da ragazzo. Ah, bellissimo, quindi poi scienze invece, politiche. Praticamente sì. Certo. Però... Si esprime proprio benissimo. No, molto bene, e poi è il pilota automatico, cioè... Sì, va, parte, fa dei discorsi bellissimi, perfetto. Va bene, comunque io ho notato i vostri calzini sono veramente sono da competizione. Posso dire che questa scarpa è fantastica? Questa è di zia Mame, quindi... Zia Mame! Numero uno. E bello, anche questo calzino rosa. Dress code veramente bello, per Cocchiano. Mi piace molto. Lui invece le sue scarpe lascia un po' desiderare. Ma non sapeva di essere ripreso, la prossima volta... Posso dire, lui è intelligente però. Compenso con altre doti che non sono, però in realtà no, però ieri sera stavi bene, ho capito, ma ieri sera stavo bene. Ieri sera ti ho visto che stavi no, assolutamente mi dispiace. Dai, beviti un bicchiere di vino, dai. Ecco, il mio bicchiere è l'unico vuoto. Non è vuoto. Questo qui no. Questo è il suo. Questo non è vuoto. Comunque è ottimo il vino, non mi ricordo della cantina. Oltre me, ok, tenute Rubino sul Malviar. Questa camicia rubino, sei veramente... Susumaniello. Non conosci il Susumaniello, che è uno dei nostri vini? Certo, lo conosco benissimo, sai quanti ne ho bevuti. L'ufficio stampa ti avrebbe, diciamo, briefato sul... Su questa cosa su qua, questa cosa di arrivare preparato. Qui, Nicola Morisco. Nicola Morisco è il nostro ufficio stampa. Mettiti come ti devi mettere, Nicola. Fatti dare un consiglio da Nicola. No, Nicola, veramente ho bisogno di una mano. Cioè, ragazzi, non ho l'ufficio stampa. Non ti serve, secondo me. Però, secondo me, adesso che vado a Cannes... Allora,
tempo, diciamo. No, se tu dici così, Antonio, io mi fido troppo di te. No, al momento, ripeto, comunque gli uffici stampa dei film lavorano anche per voi. Tu vuoi il tuo ufficio stampa personale, sei giovanissimo. Però a me per Coco, ufficio stampa di per Coco... Non è vero, se, cioè, no. L'ufficio stampa si giudica da domani, vedrai, i giornali, i blog. Se qualcuno si sarà soffermato anche sulla tua performance, vuol se dire così che si può definire. E in caso sarà più facile anche trovarlo sull'ufficio stampa, quindi ormai l'ha visto la tua visibilità. Lei che la... lei ne capisce. Vabbè. Va bene. Ma comunque... Vai. Quante figure di merda sto facendo con lui. Non ti preoccupare, abbiamo finito. Ti ringraziamo per il tuo tempo, davvero Antonio, tanto. Ti ringrazio. Fammi salutare le persone serie. Spero tu sia stato in buona compagnia. Mi sono divertito. Facciamo un brindisi finale. Sì, un brindisi. Però non col bicchiere vuoto, perché non. Ma questo non è vuoto. Come non è vuoto? Porta male il bicchiere vuoto. Io sono superstizioso. Ok. Cheers. Cheers. Alla Puglia. Alla Puglia. E alle cattive produzioni. E alle cattive produzioni.